Buongiorno, Anna. salve, siamo Claudio e Paolo Regeni e vogliamo con questo video completare l'evento della serata organizzata da Euritmica e Onde Mediterranee e con il patrocinio del comune di Gradisca di Sonso, ultima serata di una serie di eventi. Con appunto la focalizzazione su Giulio. E ringraziamo inoltre la Procura, che è stata fondamentale in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale per riprendere il processo che, la notizia di quest'anno, è finalmente iniziato. Il processo si svolge a Roma, con la nostra presenza alle varie udienze, che è molto importante. E la nostra presenza è importante perché vogliamo con questo dare sostegno al processo, alla giustizia italiana, che ringraziamo. È importante perché con noi ci sono tante persone che partecipano a quello che è diventato una lotta per trovare verità e giustizia, non soltanto nostra di famiglia, ma di tutti i cittadini italiani. L'organizzazione di questi viaggi comporta una fatica fisica, costi economici e anche, diciamo, una fatica di organizzazione. E naturalmente molto forte dal punto di vista emotivo. Quando andiamo a Roma, incontriamo sempre in Piazzale Clodio un gruppo di sostenitori del Popolo Giallo ad accoglierci. È un abbraccio collettivo che ci dà forza, ci dà speranza, ci dà fiducia, insieme alla scorta mediatica che ci accoglie e è molto importante per dare diffusione e mantenere alta l'attenzione del pubblico italiano, dei cittadini italiani. Insieme al Popolo Giallo ricordiamo l'iniziativa delle panchine gialle, più di 130 installate in giro per l'Italia e inoltre i punti gialli che diffondono bandiere, spille, bracciali, con la donazione delle persone che prendono questi nostri simboli, ci aiutano ad affrontare le spese economiche. Ricordiamo che siamo sostenuti dalla nostra legale Alessandro Ballerini e anche dall'inizio del processo dall'avvocato Giacomo Satta, che lavorano pro bono. E questo ci aiuta enormemente, naturalmente, con la parte economica. Vogliamo inoltre ringraziare tutti quanti perché ci affiancano come scorta mediatica e scorta affettiva. Ricordiamo Articolo 21 e Beppe Giulietti in particolare, ma anche tutte le altre persone che ci sono state vicine in questo nostro cammino. L'aver raggiunto il primo obiettivo, quello di iniziare il processo, è già un traguardo importante che abbiamo ottenuto. Ora si tratta di proseguire a piccoli passi, ma determinati, e questo naturalmente sarà un percorso lungo e faticoso, però quando lo facciamo insieme diventa un po' più leggero per tutti. Quindi grazie a tutti.